Ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi vi mostro quello che ho acquistato stamattina da IKEA. Perdonate magari come sfondo la porta, però mi sono messa qui di fronte ho la finestra, così ho la luce, una luce abbastanza buona appunto per girarvi questo video. Allora, oggi volevo mostrarvi quello che ho acquistato stamattina da IKEA. Ho il tempo contato perché il bimbo dorme, ma ok. Quindi parto subito col farvi vedere quello che ho preso. Man mano poi vi scrivo anche i prezzi di quanto li ho pagati, queste cose che vi faccio vedere. Parto subito col farvi vedere questo copripiumino qui, bellissimo. Questo è il nome. Copripiumino, appunto, è composto dal copripiumino e dalle due federe di questa fantasia qui sul grigio, bellissima. Non so come si chiama questa fantasia qua. La misura è 240x220 e le misure appunto dei cuscini classici 50x80. È un po' che lo vedevo, c'è anche in azzurro, in rosa chiaro e in un colore un rosa più scuro. Troppo belli, bellissimi, fantasia stupenda, e io l'ho presa sul grigio perché comunque diciamo che i toni della mia camera vanno sul rosa barra grigio. Poi ho acquistato due di questi cuscini qua, ve ne faccio vedere uno solo, il nome è questo. Sono dei classici cuscini, quelli 50x80, quelli classici cuscini da letto. Questi li ho pagati veramente poco, neanche 2 euro, ma io li ho presi apposta così, quelli proprio più economici, perché appunto mi servono soltanto come decoro, non ci devo dormire sopra, io dormo sul mio cuscino in memory. Questi qui li ho presi appunto così a prezzo proprio neanche 2 euro, perché appunto li metterò come decoro sul letto, perché voglio avere quattro cuscini. Quindi ho trovato questi qui che appunto costavano così poco e li ho presi tutti e due e ne ho approfittato. La misura ve l'ho detto, 50x80, e questo è il nome appunto. Poi ho preso questa tovaglietta qua, diciamo. Io l'ho presa principalmente per metterla al centro, come centro tavola, e appoggiarci sopra un vaso che ho già sempre di IKEA con dentro delle piante grasse vere. Questo è bellissimo perché è fatto in appunto questo, questo, come si può dire, che materiale è questo? Tipo paglia, una roba del genere, con questi inserti, questo filo nero. Mi piaceva molto e l'ho voluto prendere. Questo non ha un nome, posso farvi vedere magari il codice qua. E niente, quindi l'ho voluta prendere. Poi, sempre per quanto riguarda la cucina, ho ripreso, perché già ne ho uno, questo tappetino qui, che appunto è quello che serve per far scolare le stoviglie quando si lavano. Il nome è questo. E la grandezza è 44x36. Io ne ho già uno e appunto ne ho voluto prendere un altro perché almeno quando lavo quello, questo metto poi in uso questo l'altro pulito, diciamo. L'ho preso sul grigio, c'era anche il blu scuro. Mi trovo molto molto bene con questi. Quello che ho già io l'ho lavato e rilavato varie volte e non si è mosso di una virgola, quindi ottimo. Poi, cosa molto interessante, tadan, carta igienica rosa, questa qua Knossen, non so, madonna, ma che nomi, quattro pezzi, l'ho presa perché comunque mi piace, rosa in bagno ci sta anche bene. Poi mi sono dimenticata di farvi vedere che per il letto avevo preso anche appunto due federe per il cuscino, sempre appunto la misura 50x80, queste qui classiche bianche, appunto perché da metterle insieme a quel copripiumino che ho preso che vi ho fatto vedere prima, ma insieme anche ad altre appunto che già ho in casa. Poi, dopo
dovevo cambiare il cucchiaio di legno e ho ripreso sempre questo. Io già ce l'avevo di Ikea, mi sono trovata benissimo, è un po' che ce l'ho, adesso si sta un po' smaggiucchiando il legno, quindi ho deciso di prenderlo, perché costano comunque pochissimo, quindi acquisto utile. Poi ho preso queste cornici qui, vi faccio vedere il nome, queste 10x15, sono appunto 4 cornici, molto carino, molto carina la composizione, sono in plastica, non sono in legno, molto leggere e le ho pensate da metterle sul... sulla mensolina che ho per i quadri, sempre presa da Ikea, qui nel corridoio dove ho già delle piantine grasse vere sopra, e volevo metterci questo, credo però di metterlo in verticale. E da metterci all'interno ho preso queste stampe, adesso mi cade giù tutto, ho preso queste stampe che adesso apro e vi faccio vedere. Questo è il nome, appunto ce ne sono dentro 4 e la misura ovviamente 10x15, e mi piacevano molto queste stampe, più che altro anche per sia la stampa ma anche per i colori che c'erano. E appunto, allora, non è questa. Poi c'è questa che mi piace molto, anche questa qua, con scritto With Love, con tutti i fiori, molto carina. Poi c'è questa qui, con quest'altra scritta, molto bella anche questa, mi piaceva anche questa immagine. Poi anche questa, tutta colorata con questi fiori. Quindi devo dire che appunto mi piacciono molto queste stampe e non vedo l'ora di inserirle e poter mettere tutto al suo posto. E infine ho preso 3 di questi vasetti qua, 1, 2 e appunto 3, di questi vasetti qui, vi faccio vedere il nome, questo è il nome, e li ho presi, questi vabbè si trovano, questi li ho trovati nel reparto, sia dei vasi ma anche, se non sbaglio, delle candele si trovano, e li ho presi perché mi servono da mettere dentro dei trucchi, principalmente le tinte labbra, lucida labbra eccetera, lip gloss, perché sto risistemando tutta la mia makeup collection, se così si può dire, e appunto ho qui anche la mia toeletta nuova. E visto che mi mancavano questi per finire di sistemare tutto, poi così posso anche girarvi il mio video. Quindi prossimamente vi farò il video sulla mia toeletta trucco con appunto la mia makeup collection. Non vedo l'ora di girarvela e di farvi vedere tutto. E quindi ne ho presi appunto 3. E con questo ho terminato. Non ho acquistato tantissimo, però sono contenta di tutti gli acquistini che ho fatto, perché appunto sono cose che mi servivano, qualcosina magari anche no, però fa niente, si sa che da Ikea vai. Io ero andata solo per i vasetti e ho comprato altro. Io spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, se è così mi raccomando mettete un like per supportarmi, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!